Un buon pomeriggio Paolo, dove sei e con chi sei? Sì, grazie, grazie Jacopo Della Linea. Un saluto come sempre ai nostri telespettatori. Siamo a pochi chilometri da Villa Caldari, siamo ad Arielli e siamo in compagnia del parlamentare abruzzese di Italia Viva, Camillo D'Alessandro. Buongiorno D'Alessandro, Buongiorno, buongiorno. grazie ovviamente come sempre per aver accettato il nostro invito in un orario che solitamente è dedicato al pranzo. Allora D'Alessandro, abbiamo appena visto il servizio sulla nuova zona rossa di Villa Caldari. Su quello che sta accadendo ad Ortona, siamo a pochi chilometri da Ortona. Lei conosce benissimo questa zona perché è la zona dove lei anche risiede. Le chiedo subito se condivide la decisione della Regione Abruzzo di aver istituito questa nuova zona rossa proprio a Villa Caldari di Ortona. Sì, come lei sa, io in questi giorni ho scritto e ho insistito affinché questa decisione venisse assunta. E oggi sono non solo contento di ciò, della decisione assunta, probabilmente si poteva fare anche qualche giorno prima. Il sindaco da giorni sta chiedendo, io stesso da giorni ho scritto al presidente Marsiglio perché la zona rossa Caldari fosse attivata subito. È chiaro che il procedimento prevede anche un responso da parte della ASL che è stato determinato a seguito dell'ulteriore aggravarsi della situazione tra positivi da un lato e purtroppo di decessi che sono arrivati a 6, mi pare, nella sola frazione di Villa Caldari. L'unico rammarico è forse che si poteva attivare prima, ma va bene così. Adesso abbiamo isolato il focolaio che ha dato vita anche ad altri focolai minori nei comuni limitrofi e staremo attenti e vigili perché, secondo me, adesso il passo successivo è quello di garantire a tutti i residenti di Villa Caldari il tampone, anche con questi nuovi tamponi kit che sono veloci per il responso, per vedere se esistono, come io ritengo, come i medici ritengono, che ci siano degli asintomatici. Restando a Villa Caldari, poco prima di andare in diretta, mi diceva che in questi minuti ha inoltrato una lettera ai vertici di Poste Italiane per chiedere la riapertura dell'ufficio postale di Villa Caldari che era stato chiuso qualche giorno fa. Sì, l'ho fatto, da ieri sono in contatto, l'ho fatto perché qualche giorno fa l'ufficio postale Villa Caldari è stato chiuso nonostante la presenza di casi riscontrati positivi in un numero elevato rispetto alla popolazione che ha determinato, come dicevamo solo qualche secondo fa, la necessità della zona rossa. Ebbene, qualche giorno fa l'ufficio postale a Caldari ha chiuso. E adesso i cittadini fino a qualche giorno fa, fino a qualche ora fa, andavano con rischio di contagio negli sportelli di Ortona, adesso non possono andarci più, quindi è necessario che lo sportello delle Poste Italiane a Caldari riapra immediatamente. Restando un attimo alla questione zona rossa, D'Alessandro, nei giorni scorsi il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, aveva chiesto che fosse, che potesse essere istituita la zona rossa anche nella città di Ortona. Anche altri sindaci di altri centri del comprensorio ortonese avevano in un certo senso più o meno esplicitamente detto che probabilmente bisognava ricorrere a questo provvedimento anche per altri comuni. Secondo lei ci sarebbe la necessità di allargare nell'Ortonese la zona rossa o diciamo, la decisione presa dalla Regione di istituirla solo a Villa Caldari è quella giusta per il momento? Rimettiamoci a ciò che dice e che confermano i dati statistici e i dati epidemiologici che non vengono gestiti dalla politica per fortuna, ma vengono gestiti dagli addetti ai lavori, quindi dalla ASL, dal sistema sanitario nazionale e regionale. Nel caso di Ortona è evidente che Villa Caldari è una frazione molto importante, ma che ha una distanza, come avete detto prima, di 6 km dal centro e quindi è facilmente isolabile rispetto, che ne so, ad un quartiere di Ortona che insiste nel centro cittadino. Credo che queste siano state le motivazioni, ma è chiaro che non c'è entrata nel sindaco, nella politica, nella definizione del perimetro di un focolaio. Ciò
accentrato, e chi per dovere istituzionale e per competenza e per potere lo può fare, cioè la ASL e la Regione. Io ho detto solo che probabilmente andava fatto prima, l'ha fatto prima perché in questi giorni i cittadini caldari legittimamente sono andati a Ortona, sono andati a fare la spesa, sono andati all'Iper, quindi era necessario a mio giudizio muoversi più velocemente, ma è chiaro che oggi non è il momento della polemica, anzi è il momento di salutare con favore questa decisione. Poi ci sono focolai nei comuni limitrofi, o meglio, ci sono contagiati, non focolai, nei comuni limitrofi, a Crecchio e anche nel mio comune ad Arielli, però evidentemente i dati in possesso di Regione ASL sono tali da aver determinato che per il momento il focolaio è quello e non ci sono ulteriori esigenze. Lei ha detto giustamente, non è questo il momento di fare polemiche, bisogna pensare a lavorare in questa emergenza sanitaria, ma in riferimento a quello che sta facendo la Regione, in quello che sta facendo la Giunta regionale, sono arrivate anche nelle ultime ore, anche nei giorni scorsi, delle critiche da parte di alcuni partiti delle opposizioni. Chiedo al politico D'Alessandro, al parlamentare abruzzese Camillo D'Alessandro, un giudizio su quello che sta facendo in queste settimane la Giunta regionale. Guardi, quando dico che non è il momento di fare polemiche, non significa che vanno messe in quarantena il diritto che hanno i rappresentanti istituzionali, dei parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, di rappresentare le cose che non vanno, e non per polemica ma per cercare di dare una mano. Ad esempio, io ritengo che non è pensabile, non è giusto, non è corretto, e pagheremo il conto tra qualche giorno e settimana purtroppo, aver lasciato gli operatori sanitari negli ospedali e nel territorio, parlo dei medici di base piuttosto che dei pediatri, averli lasciati senza kit di sicurezza e soprattutto senza tamponi. In alcuni ospedali si stanno chiudendo interi reparti, per esempio recentemente è accaduto a Lanciano con ortopedia, adesso c'è il punto interrogativo sempre a Lanciano su medicina. Quanta gente hanno incontrato i nostri medici che stanno sul fronte e che quindi hanno il contatto con i cittadini, i quali non sanno se sono o meno contagiati? Ecco, io credo che questo sia impensabile. Allora, qualche giorno fa io ho lanciato la proposta, che credo sia stata raccolta dalla Regione, di dotarsi dei kit per verificare in 15-20 minuti l'esistenza molto probabile, non scientifica, non certo al 100%, ma probabilità va tra l'80 al 90%, dei kit veloci per individuare la presenza o meno del contagio. Ma farlo innanzitutto al personale sanitario e al personale che opera in luoghi chiusi, come la polizia penitenziaria. Paolo, su questo volevo intervenire, fare un paio di considerazioni con il deputato Camillo D'Alessandro, perché in realtà poi questi test rapidi di cui tanto si parla nelle ultime ore stanno inevitabilmente creando anche dei bracci di ferro, per esempio tra il comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute, che dice che poi in realtà creano solo dei falsi negativi, e anche l'Istituto Superiore della Sanità ha un po' diffidato della reale consistenza di questi test, e per esempio la Regione Toscana con il governatore Rossi, che invece dice di voler continuare la sperimentazione, anche l'Umbria, le Marche l'hanno già acquistata. Ecco, se il deputato Camillo D'Alessandro da abruzzese consiglierebbe questa cosa, nonostante alcune reticenze da parte del Ministero in questo caso, ma anche dell'Istituto Superiore della Sanità? Certo, chiede il collega Jacopo Forcella da studio che non c'è una condivisione totale nel Paese sull'uso di questi test rapidi. Alcune regioni li stanno usando, altre anche in funzione di quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità sono un po' più restie ad utilizzarli. Secondo lei potrebbe essere comunque utile questo, uno strumento utile in questo momento di particolare emergenza? Io credo di sì. Una volta che è verificata la elevata percentuale di diagnostica, parliamo dall'80 al 90% di diagnostica di questi kit, intanto vanno fatti al personale sanitario.
in modo tale che laddove dovessimo individuare la presenza del contagio, comunque si proceda con la verifica immediata del tampone vero e proprio. È una premappatura, secondo me, necessaria, fino a quando la macchina dello Stato e delle regioni non è in grado di garantire i tempi velocissimi ai tamponi, sempre per non fare polemica. Però dopo faremo un'analisi di ciò che è accaduto. Quanto tempo impiega, una volta fatto un tampone su un cittadino, ad avere la risposta? In Abruzzo ci sono diversi giorni da quando ti fanno il tampone, non solo in Abruzzo, sia chiaro, a quando hai la risposta. In altre parti si è più veloci, tant'è vero che la regione si sta attrezzando con più luoghi per poter fare la verifica di questi tamponi. Ecco, per esempio, questa era una priorità del primo giorno, una priorità di aprire più centri. Si è aperto il centro a Teramo con lo zoo profilattico, adesso a Chieti. Bisogna aprire più centri per fare in modo che la risposta al tampone sia immediata. In alternativa, se non c'è l'alternativa, chiedo scusa, è evidente che questi kit sono importanti e necessari per una premappatura e per intervenire col personale sanitario, con la polizia penitenziaria, con i luoghi della zona rossa. Dove c'è il focolaio, dove si è individuata la zona rossa, facciamoli a tappeto in attesa dei tamponi, in modo che possiamo avere l'idea della diffusione del contagio. Un'ultima domanda al parlamentare, soprattutto in questo caso perché il Premier Conte è venuto in Parlamento a riferire di quello che si sta facendo nel Paese, di questo decreto del Presidente del Consiglio. Si parla di ristrettezze che potrebbero, D'Alessandro, durare ancora almeno fino al 20 aprile. Secondo lei è questa la strada giusta per contenere il contagio? Ci sono due gigantesche questioni che però vanno insieme. Da un lato l'emergenza sanitaria, che non è finita, come dimostrano i numeri sia dei decessi sia dei contagiati, a fronte di qualche giorno fa di una riduzione, poi si è registrata di nuovo un aumento. Questo significa che molto probabilmente noi dovremo abituarci nel tempo lungo ad avere picchi che poi ritornano a livelli più fisiologici, per poi risalire fino a quando non ci sarà l'immunità da gregge, non ci sarà il vaccino. È chiaro che questo comporterà molto tempo. Di fronte a questa questione, però, il Paese non si può porre il tema dell'economia. Il decreto cerca di rispondere all'esigenza immediata, ma potrei dire, se mi passate il termine, pre-immediata, nel senso che non stiamo neanche nell'immediatezza, perché 25 miliardi sono veramente, purtroppo, nonostante una consistenza finanziaria importante, ci si fa quasi una mezza finanziaria con 25 miliardi, in ogni caso 25 miliardi non bastano neanche per la urgenza immediata. Tanto è vero che si sta lavorando già ad un nuovo decreto, un decreto aprile, per mettere ulteriori risorse dentro una cornice complicata sia di finanza pubblica nazionale sia del confronto con l'Europa. Noi siamo molto favorevoli sugli interventi immediati, ma ci siamo fatti carico, io personalmente mi sono fatto carico di inviare colleghi miei al Senato, perché il provvedimento partirà al Senato, poi arriverà alla Camera e poi nel prossimo provvedimento, di presentare degli emendamenti. Per esempio, credo che sia stato un errore non aver considerato tutte le categorie come oggetto di cura del decreto cura. C'è la cassa integrazione per i lavoratori, c'è un minimo di sostegno per le partite IVA, non c'è nulla per i liberi professionisti iscritti agli ordini, cioè alle casse. Ecco, io credo che, per esempio, dobbiamo correggere questo pezzo. Ma poi c'è la grande questione dell'economia del Paese. Guardate, la domanda da porci è: fino a quando e per quanto tempo la produzione, l'economia italiana può permettersi di fermarsi, e fino a quando non dobbiamo cominciare a porci il tema di una riapertura graduale dei settori produttivi strategici dentro una cornice di emergenza sanitaria. La cosa è molto complessa, però il tema è questo.